Ma salve a tutti, benvenuti su SissiTube, benvenuti nella mia libreria. Oggi farò la prima parte del Bookshelf Tour. È una libreria molto varia, c'è davvero qualsiasi genere e in più vi mostrerò anche i miei due scaffali dedicati ad Harry Potter. Iniziamo subito dal primo scaffale. Qui ho messo tutti i Newton Compton, quindi troveremo anche libri di diverso genere. I diari delle streghe. Notting Hill Trilogy, che comprende Innamorarsi a Notting Hill, Da New York a Notting Hill per innamorarsi ancora e Colazione a Notting Hill. La verità è che non ti odio abbastanza di Felicia Kingsley, però c'è solo la sovraccoperta perché l'ho prestato. Due cuori in affitto. È solo una storia d'amore di Anna Premoli. Tutti i difetti che amo di te di Anna Premoli. Qualcosa di molto speciale di Sandy Hall. Bellezza crudele, che è il primo della serie di Cruel Beauty Series. Il secondo è Il sentiero del bosco incantato. Buonanotte, amore mio, di Daniela Volonté. Una Cenerentola a Manhattan di Felicia Kingsley. Un indimenticabile matrimonio quasi perfetto di Millie Johnson. Come inciampare nel principe azzurro di Anna Premoli, Innamorarsi a New York di Melissa Hill, Natale d'amore di Millie Johnson, Anna Premoli, Finché amore non ci separi, di Anna Premoli sempre, L'amore è sempre in ritardo, Imperfetti sconosciuti di Daniela Volonté, Un imprevisto chiamato amore di Anna Premoli, Appuntamento sotto l'albero di Carol Matthews. Daniela Volonté, Non basta dirmi ti amo. E Quattro donne e un matrimonio di Erin Warner. La Newton Compton continua anche in questo scaffaletto qui a fianco, dove qui ho la mia tazza con tutti i segnalibri, una parte almeno. E abbiamo Baciami sotto la neve di New York di Katherine Ryder, Cupcake Club di Roisin Maley. Un giorno perfetto per innamorarsi di Anna Premoli, Innamorarsi a Central Park di Nicola Doherty, Un regalo da Tiffany di Melissa Hill, La figlia del mercante di seta di Dina Jefferies, poi la serie di Angela Contini, Vermont, ce ne sono altri tre di questa serie, Tutta la pioggia del cielo, Tutte le stelle del cielo e Tutto l'infinito del cielo. Altri due di Felicia Kingsley, Matrimonio di convenienza e Stronze si nasce. Appuntamento con l'amore di Jules Strambidge. Abbiamo la serie di Elizabeth Benavente nei panni di Valeria. Questo è il primo, il secondo, Valeria allo specchio, e gli altri tre, Valeria in bianco e nero, senza veli e quasi quasi mi passa la voglia. Poi Zia Meme di Patrick Dennis, Tre volte noi di Laura Barnett. Poi abbiamo di Jenny Doenham, Voglio vivere prima di morire, di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Dickens, Racconti di Natale, anche tutti gli altri, è un'edizione integrale, però non illustrata, di Andrew Sean Greer, Le vite impossibili di Greta Wells. Piccole donne di Luisa Mealcott in questa collana uscita in edicola, stessa edizione di Jane Eyre, Orgoglio e pregiudizio, Cime tempestose, sto prendendo solo quelli che mi interessano di più, è uscito anche Emma. Poi Piccole donne in una delle mie edizioni preferite, stupenda questa edizione con il lato rosa. Un'altra edizione di Piccole donne perché io le colleziono, questa anche è molto bella. Ecco, queste due sono le edizioni invece che ho letto quando ero piccola, Piccole donne e Piccole donne crescono di Luisa Mealcott, stupendo. Sempre di Luisa Mealcott, Una ragazza fuori moda e Racconti di Natale. Il primo libro di Anna dei Capelli Rossi, in questa bellissima edizione della Gallucci di Lucy Maud Montgomery. Questo è il primo, il secondo purtroppo ce l'ho di là perché ce l'ho in lettura, però qui abbiamo il primo, il terzo che è Anna dell'Isola, Anna di Windy Poplars e La casa dei sogni di Anna. Subito sotto abbiamo un altro scaffale, qui ho Chicco e la teiera.
Questi non ricordo come si chiamano, comunque sono della Disney, i Zoom Zoom dovrebbero essere. E iniziamo da un libro di Chiara Gamberale, Quattro etti d'amore, grazie. Io viaggio leggera di Clara Benson, Ti aspetto di Jennifer e l'Armentrout. Dentro c'è anche la firma. Gli ingredienti dell'amore perfetto di Kate Jacobs, Rachel Winters, piacere di conoscerti. E per ricominciare, guarda tra le pagine di un libro di Ellie Berger e Michelle Kalus. Il primo libro di questo qui dovrebbe essere, non so se è un continuo in realtà, però il primo, diciamo, di queste due autrici è La vita inizia quando trovi il libro giusto. Non so sinceramente se sono collegati. Poi, primi due libri della serie di Sarah Morgan, Accadde a Natale mentre fuori nevica. Baciare uno sconosciuto a Central Park di Katie Reagan. C'è chi dice di volerti bene di Sara Gazzini. La felicità arriva quando scegli di cambiare vita di Raphael Giordano. Una carrellata di Sophie Kinsella. Ho il tuo numero. La famiglia prima di tutto. La regina della casa. Sorprendimi. I love shopping a Natale. Olivia, ovvero la lista dei sogni possibili di Paola no, Calvetti. Ogni volta noi di Josie Silver. C'è sempre un lieto fine di Charlotte Lucas. Tutti i nostri oggi sbagliati di Helen Mastai. Foto di famiglia di Jojo Moyes. Voglio una vita a forma di me di Julie Murphy. Come una favola di Danielle Steele. Di Amabile Giusti, 30 anni li dimostro. Di Gabrielle Donnelly, Le lettere segrete di Joe. Di Colleen Hoover, Un ricordo ti parlerà di noi. Vintage Dream di Erica Stephens. Di Christine Harmel, Quando all'alba saremo vicini. Passiamo allo scaffale ancora sotto. Di Susan Elizabeth Phillips, La fragilità del cuore. Poi abbiamo L'ultima riga delle favole di Massimo Gramellini. E The Danish Girl di David Ebershoff. 9 novembre di Colleen Hoover. Raccontami di un giorno perfetto di Jennifer Niven. Sto aspettando di leggerlo perché è uscita la serie TV Netflix. L'amore è un imprevisto di Rosie Blake. Il club delle ex mogli di Olivia Goldsmith. Di Sara Rattaro, La giusta distanza. Di Jojo Moyes, Io prima di te, dopo di te. E sono sempre io. Una favola a Manhattan di Alberto Ferreras. La strada per Virgin River di Robin Carr. Di Levante, se non ti vedo non esisti. Quattro amiche per sempre. Questo è l'ultimo della serie di quattro amiche e un paio di jeans che ritroviamo allo scaffale di sotto, perché sotto ci sono i libri un po' più piccolini. All'improvviso a New York di Melissa Hill. Il silenzio dell'acqua di Louise O'Neill. Proibito di Tabitha Suzuma. Panic di Lauren Oliver. Io e Marley di John Grugan. Sissi di Nicole Avril. Helen Fielding, che è l'autrice del diario di Bridget Jones. Olivia Jules, Dall'immaginazione iperattiva. Di Alex North, L'uomo dei sussurri. Questo è un thriller che non dovrebbe essere qui in realtà, ma siccome mi piaceva tanto la copertina, l'ho messo così qui che si vede. Di Isabel Wolf, Passione Vintage. Revolutionary Road. Il romanzo di Richard Yates, il film di Sam Mendes, perché questo è il libro e dietro abbiamo anche il DVD. La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffinger. Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni. Un
Punte alla zucca di Jane Rose Caruso, Miss Garnett Catherine Book di Jane Rose Caruso, Nicola Sparks, Le pagine della nostra vita, Freddy, Vite imperfette. Scendiamo ancora di uno scaffale, poi farò altre due parti, quindi questo bookshelf tour. Troviamo La cucina degli ingredienti magici di Jill McHenry, due libri di Nicholas Barrow, La donna dei miei sogni e La ricetta del vero amore, Il bacio più breve della storia di Mathias Malzieu, Nicola Sparks con I passi dell'amore, Sophie Kinsella con Ti ricordi di me, Rebecca Rey, La terrazza dei limoni, di Fanny Flagg, Pomodori verdi fritti e In piedi sull'arcobaleno, L'universo nei tuoi occhi di Jennifer Niven, La piccola bottega dei sogni di Fiona Harper, Il sogno più bello di Esther Brown, Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro. In realtà non dovrebbe essere qui perché mi pare che questo libro è un distopico e quindi però ci stava bene con le copertine flessibili. In viaggio contro mano di Michael Zadorian, di Jojo Moyes, L'ultima lettera d'amore, Chiara Gamberale per 10 minuti, Cecilia Ahern, Il dono, Jojo Moyes, Silver Bay, di Jojo Moyes, La casa delle onde. Un'altra carrellata di Sophie Kinsella, I Love Shopping in bianco, Sai tenere un segreto, I Love Shopping a New York, I Love Shopping con mia sorella, di Susanna Casciani, Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore, di Jennifer Weiner, Brava a letto e Certe ragazze, di Susan Elizabeth Phillips, Heaven Texas, Un posto nel tuo cuore, tre libri di Colin Hoover, L'incastro imperfetto, e poi una duologia, Le coincidenze dell'amore e Le sintonie dell'amore, e poi Quattro amiche e un paio di jeans. Quattro amiche e un paio di jeans alla seconda estate, Il tempo delle scelte per sempre in blu. Qui la prima parte del bookshelf tour, vi ho fatto vedere tutta questa parte e 1, 2 e 3 scaffali. Poi continueremo con questo scaffale qui, vi farò vedere tutti i fantasy distopici, gli horror, i gialli, thriller, ancora fantasy, quello dedicato alle streghe e quello dedicato a Harry Potter, anzi i due dedicati a Harry Potter. Ci vediamo nella seconda parte del bookshelf tour, ma la metterò solo e soltanto se arriveremo tipo a 200 mi piace di questo video. Quindi mi raccomando, mettete tanti pollicioni in su, interagite per avere la seconda parte del video. Ciao! E poi la terza. Ciao!